sto registrando, aspetta. Intanto comunque cioè, stai vedendo un video che non mi dà fastidio. Ah, tu sta a metà volume, sto. Appunto. E poi niente, cioè, e poi ha fatto entrare Gian nel gruppo e Gian mi fa: "Ma Nando, ma perché mi butti fuori ogni volta?" Io faccio: "Perché ho paura che tu inviti anche gli altri amici. Questo è un gruppo tranquillo, cioè non è come quello di Gis che scrivono ogni volta, non è quello come quello tuo che scrivono ogni volta." E fa: "No, no, ma se devo andare a parlare con... Cioè, se devo giocare con gli altri, tranquillo che esco e vado nell'altro gruppo. Cioè, basta che non mi cacci, perché almeno così se vedo te, Max, o qualcuno che gioca, ha detto che vuole trovare un gioco per giocare insieme, praticamente. Oltre magari a Rocket League, però magari qualcos'altro per giocare insieme. Perché lui ha detto al fatto tipo che col Black Friday ha comprato Call of Duty Cold War. E adesso sta giocando a quello. E io ho detto: "Cazzo, minchia, tu lo compri, io lo vendo, ma che è?" Che poi sta giocando il multigiocatore, si è fatto un po' di zombie. E fa tipo: col mio amico sono arrivato alla round 60 e poi si è scappati." Faccio: "Beato te, io da solo sono arrivato alla round 250 e poi sono scappato." Ci ho messo... Ma sai cosa vuol dire che ci ho messo? Dalla mattina alle 8 ho fatto fino... Che poi quando fai privata tu puoi mettere in pausa praticamente. Ho fatto dalla mattina alle 8 e mezzo, ci ho messo 3 giorni per andare poi al 250 e ogni volta mettevo pausa per andare a 2000 e c'avevo la play accesa. Perché volevo fare record, diciamo. Così, e ci ho lasciato la play accesa. Poi dopo ho portato a 200, potevo andare avanti. Ma dopo portata a 250 mi sono rotto il cazzo e ho spento. Cioè, ho detto: "Faccio estrazione e basta." Perché mi rompo il cazzo. Soprattutto se non c'ho un cazzo da fare. Che non ho un obiettivo, mi rompo il cazzo. Cioè, non è più come una volta che avevo gli amici con cui giocare, che si giocava, che ne so, a Black Ops e si faceva le mappe zombie. Quindi, cioè, ma adesso non... Cioè... No, non ce la faccio. Cioè, ma se metti caso che un giorno mi dici tu: "Tanto guarda, mi sono preso Call of Duty, l'ho trovato scontato, ti va di fare una partita zombie?" Allora lì sì, ci può anche stare che magari si arriva a livelli stratosferici di round. Però se devo giocare da solo, dopo tanto mi rompo il cazzo. Non ci posso fare niente, purtroppo è così. Cioè, o mi metti una storia, un easter egg da risolvere, non ce la faccio. Purtroppo non ci posso fare niente. Dove sto andando? Devo andare di qua? Perché qua è chiuso. In giù si va a lì. Cazzo, è sotto. Cacci, cacci, ci serve aiuto, bellezza! No, c'è Ehi, Giulia, che palle. cacciatore! Mi serve aiuto! Il personaggio che assomiglia a Giulia. Porca troia. Chi cazzo è quello, mo? Cioè, questa qua praticamente è come Giulia, no? Personaggio che si chiama Tina. Cioè, se non fosse per la maschera da coniglio, e avesse la maschera da gatto, somiglierebbe a Giulia, perché è pazzerella praticamente. Esplosiva, pazzerella, c'è tutto. C'è Brick? Sì, è Brick. Ah, oh, se sono contento di Se l'ha scattata vederti! anche a me, Vieni a adesso darmi una mi vado mano! a casa. Bene. Stavamo tirando in piedi un nuovo campo base, ma gli FDC continuano ad attaccarci di sorpresa a Questo. centinaia. Boom boom Quindi li boom sto pow. trattenendo mentre Tina cerca di far saltare in aria tutto quanto. La trovi più in alto, vai ad aiutarla. Cazzo, voglio È sistemare il tutto sotto joystick. controllo, Brick, capito? Mi serve solo un piccolo aiuto e possiamo far saltare in aria attimo, dove cazzo devo salire? Cioè, porco dio, devo fare il giro? Cioè, tutto sto giro? Che poi c'è un'altra missione qui? Tutto sto giro per aiutare la Tina che sta sopra. Oh, va bene un attimo lì davanti, che cazzo c'è, ma... Magari c'è una caccia da fare. Oh, che palle! Dammi il fucile a pompa. Fucile a pompa. Che non uso mai e ho trovato l'utilità per il fucile a pompa. Perché contro i mostri è molto, molto efficace. C'è la potenza della Madonna. Il problema è che c'ha pochi colpi, devo investire.
La capienza dei caricatori. No, la regina no. Che cazzo sto facendo? Oh, porca. Ah, comunque la mira mi ha fatto regalo. Prego. Per Natale, non so cosa. Cioè, abbiamo venduto tutti i giochi della PS3 praticamente. E che poi senti qua poi la cavolata. Ha venduto tutti i giochi della PS3 mi ha fatto un regalo. Ha pagato metà con i suoi soldi, metà con i miei per i giochi della vecchiaia. Vabbè, ma tanto alla fine non li usavo. Io so, alla fine sono sulla quarta. Mo mi aveva dato una mezza idea perché lei aveva detto: amo, ma se vendo la PS3, no? E magari mi prendo la PS4, quant'è che me la valutano? Noi ne abbiamo due, quindi ho detto: non lo so, amo, se vuoi Mi manca provare, qualcosa. ci possiamo provare. Metto i soldi da parte, prendo le nostre due PlayStation 3 che tanto non usiamo e le do via. Le resetto e le do via. Cioè, le devo formattare prima di darle via, perché sennò poi uno accede col mio account. È un casino. Devo togliergli tutti gli account, resettarle, ciao. E sono a posto. E devo andare sempre sopra. Ma come cazzo ci vado sopra? Che cazzo è sto coso? Oh no, c'è. Ma io non è che sono sceso da qualche parte, da qua. C'ho pochi colpi, porco Dio. Ah no, ma scusa, io vado di là. Ma che deficienza. Bastava che salivo, andavo sul ponte e poi giravo su. Comunque è bello, oggi ho trovato. Oh, che Donna cazzo da sono sti nessuno! cosi? No, sono i bambini, Ecco, l'ho detto! Comincio a ricordarmi come si fa! Cazzo è sto? Madonna, un attimo il bagno. Sì. Me le dice di sopra le mani. Sta finendo qualcosa. Boom, 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 tau. Raccogli i soldi, attenzione. Senti, dobbiamo solo distruggere il tunnel. E come per quasi tutti i problemi, la soluzione migliore è una bomba. Però sfortunatamente la papra mi scoppia in culo, è rimasta incastrata e non riesco a muoverla. Quindi, tocca a te. Colpiscila duro! Ma cosa devo colpire duro? Ah, la bomba! Cioè, devo far fuoco? No, devo. Ah no, aspetta. Ho capito cosa devo fare. Devo saltare e schiacciare cerchio mentre cado. Ma ce la faccio a saltare E dove? Di là, no? partita! Ci Sì. siamo! Arriva! Boom. ho detto arriva. Non so se Cazzo, ok, dovremmo usare le maniere forti. Ti tocca andare di persona nel tunnel e spararle finché non fa boom! magari ci D'accordo? muoio io? No. Mi stai dicendo che dobbiamo aprire il tunnel? Ma è pieno di FDC! Ciao, cosa sta dicendo? Avventura. Forza, bestione, cominciamo. Ma mettiamo Ci siamo quasi! Arriva! Tre, due, Ah, devo sparare la bomba? Non la vedo. Giappone esplosivo, sparale! Mi buttano le bombe Per così, la devo sparare le bombe. Ah, sì! È scoppiata. Così! Che t'avevo detto? Ci pensa gli scoppia il culo! Ecco. Cioè, è bellissimo.
Sì, perché fa ridere questo gioco. Che ti avevo detto? Ragazzi, ci pensa, mi scoppia il culo. Mentre voi cazzeggiavate nel tunnel, la base è stata attaccata. Pensavo di poterli trattenere da solo, ma stanno guadagnando terreno. Tornate qui. Come dice il saggio, fagli esplodere tutti. Non siamo amici, crepa. Dov'è che devo andare? Oh, finalmente mi si apre quella, quella mappa lì. Quella zona lì mi si apre. Poi la posso esplorare tutto quanto. Magari anche un nome. Che cazzo sta succedendo? Ah cazzo, ho dimenticato di leggere che tra un po' l'ho ammassato su Borderlands. Aiutami a restringerli, cacciatore. Facciamogli vedere che questa è casa nostra. Sì, fagli a pezzi. Così mi annoio. Ho già per la pizza, non mi fai niente. Sì, io che comunque ho un po' di occhio. No, ma gioco un attimino, magari faccio un'altra registrazione. Questa è la mia. Questa è la mia. Io voglio essere proprio tipo. Proprio stanco. Dormo all'istante, appunto con lei che dormo all'istante. Questo posto è mio! Però poi che sei tipo... Potevo essere il mio! Dopo tipo all'uno, alle due. Non so che cazzo fa. Parla con te. Grazie alle mie inoppugnabili prodezze bombistiche anche questa missione è stata un successo. Non c'è di che, genere. Ti abbiamo proprio fatti a pezzi, cacciatore. E punta un estata! Sì, cazzo! Smetti cazzo di copiarmi, Mordi! Cosa? Pensavo che fosse tipo una cosa di gruppo. Non lo era. E infatti, Mordi, non lo era. Sono scherzando, tutto ok, uomo uccello. Uomo uccello, ma che? Io le munizioni. Tutti hanno un prezzo. Faccio un cazzo. È sempre un cazzo. Questo cos'è invece? Ho visto un quadrato. Adesivo dei dai. Questo ciondolo. Adesivo dei dai messo. Come nuovo? La differenza di quello che hai comprato. 300. Voglio comunque confronta tra le 35 e 330 da capacità 3397 contro i 2240 c'è meno per cento di energia massima. Serve un lavoro, scudo va in avanti, ci penso. Vabbè, so che ce l'ho, c'ho altre due missioni da fare. Madonna. Ok, che beva qua. La Madonna, 4.000 e mezzo. Certe cose le tengo per i clienti speciali. Ma cosa c'è? Quelle armi? Armi per ogni occasione. No, quella non spara. Oh, bomba dentro un'altra bomba. Fatto? No, bomba che spara altre bombe. No. Bombe che si baciano e nascono altre bombe. 180. No, 180. 400, 490, fucile a pompa. Sei colpi. Allora, questi che sono motori? Non mi faccio un cazzo. Prima cerchi un attimo se c'è qualcosa che devo fare qui. Questo cos'è? Mitra? Sì. Posto. Adesso l'uccello di fuoco, ok. Di là forse posso salire sul tetto. E se c'è qualcosa da prendere. Ci la pompa. Schifo. No. Stavo per cadere solo. Su cosa sono andato a sbattere? Ah, sul tettuccio lì. Topia un colpo.
Ok. Salgo su da qui e... No, che fai? Finisci di sotto. Siamo sbagliato ingresso. Ma il tetto qui invece che cazzo c'è sta? Una parte... un coso nero. Beh, ma qua che faccio? Un cazzo. Che schio è quello? Non c'è... Boh, non capisco. Io pensavo di essere caduto nel vuoto. Qua invece che c'è? Una cassa? No. Perché? Qua c'è una stanza però, vedi? Ambedia, oh. Ok. Salito su, se ci fosse stato qualcosa di collezionabile me l'avrebbe segnato. Penso. Qua invece. Un forte di Evi, che meno male che l'ho scoperto, ma se no che cazzo lo vedeva. Un forte di Evi, ma non c'è un cazzo, mi fa passaggio, una minchia. Queste cazzo di zone piccole poi. Allora, due missioni ci sono. Cacciatore, mi serve il tuo aiuto. Mordecai ti ha inviato al compleanno di una bambina. Sarai suo ospite. Ah, capito. Cacciatore, senti, ci andrebbe di accompagnarmi a una festa di compleanno. La festeggiata si chiama Grace e adora i cacciatori della cripta. Ci presentiamo io e te, andrà fuori di testa. Va a raccogliere un po' di quei fiori di cacca. Dove cazzo è sto? Porco Dio, dove cazzo di manna? Scendo sulla mesa e raggiungimi alla festa. Dunque, mi serviva qualcuno per tenere d'occhio il mio bellissimo. Dove sono sti fiori? E che cazzo. Quindi dovrei andare. Prima vediamo se. Come l'ozone, il mio scheggino più preferito, Enrique IV. Quindi l'ho lasciato alla mia amichetta sexy Shiga. E adesso non vuole più ridarmelo! Ah, fatto male! Secondo me sta solo attraversando uno di quei momenti di. Tristezza! Perché sai, ho rotto con lei e allora ho preso Enrique come ostaggio focoloso. Tieni questi bellissimi cuoricini felici e vai a riprendere il mio skeg. Il suo skeg. Schifo gli skeg. Magari se mandiamo gorgoni sembrano. Che cazzo? Fucile a pompa, fucile a pompa. Fucile a pompa. Ok. Questa entra in zona skeg. Oddio, cosa si può? Ma ci muore. Ma guarda quanti morti! C'è qualcosa sotto, c'è. Non tagliente, ce l'ho già. Allora, non c'è un cazzo da fare. Pistola. No, non la recupero. Questo cos'è, un fucile a pompa? Allora, qui ho detto qua. Qui vediamo un po' se facendo il giro di qua là, c'è qualcosa da prendere. Ah, c'è la scatola rossa. Non mi fa salire. O devo fare il giro. No, porca troia, è caduto di sotto. Porca pupazza, che volo. Allora. Supera. Ui. Perché ho la pistola equipaggiata? Ti fuggi la pompa? Contro qualche animale è morto.
Sì, però praticamente, come ti ho fatto vedere su cos'era Facebook, che ti ho taggato della nuova stagione di Fortnite, no? Ma è diventato Call of Duty. Cioè adesso tu puoi scivolare col personaggio e sembra Call of Duty praticamente. Boh, cioè è buono perché magari se ti sparano ti puoi coprirti subito dietro di palo. Ma vedendolo sembra di giocare a Call of Duty. E scivoli anche tipo Battlefield. La cosa più brutta è che se puoi costruire mentre... come si chiama? Mentre scivoli è una stronzata. Allora, rimando di qua. Sali su. Queste scale che sono fatte tipo a chiocciola e quindi vai e continua a salire sopra. Ah, sta sotto. Oh. Io posso andare da qualche parte qui? Oh, solo qui devo andare. Ah, solo qui. Ma ho passato parecchio tempo insieme ai banditi. Fidati, non hanno niente di interessante da dire. Grazie per aver spento loro. Io sono volato di sotto. Sono proprio volato di sotto. Niente proiettili. Finalmente un po' di forza. Chiama Stucci che fa volare le persone. Portalo. Ah, lo fanno malissimo. Si esplode. Salatino del mio corpo! Chi vuole una bella porzione di morte? Ho visto nella mappa che lo so che la esperienza. Qua dietro. Esplodiamo queste cazze mappa. Qualcosa di qui? No, cioè, che cazzo è? No, mi sono spaventato, perché fanno un ricazzo di rumori questi? Allora. Cioè io questa zona qua l'ho esplorata tutta adesso. Quanto pare. Quindi devo uscire di qua. Che volo l'ho fatto! Ma c'è il Covid! Grande Cristo! Eh sì, perché gli ho sparato le... gli ho sparato con il fucile a pompa che è caricato praticamente a... munizioni radioattive. Quando tu spari adesso alla gente, lui fa lo... e poi muoiono perché scoppiano, ma non ho capito. Le radiazioni non ti fanno scoppiare. Cioè, casomai ti sciolgono. Sei a biscio. Poi c'ho sti cazzi di problemi con sto cazzo di micro... di... come si chiama? Le cuffie. Una volta non ho capito che cazzo è, se il cavo è qualcosa. Per quello non prendo mai niente col cavo. Perché tu basta che... si rompe il cavo e qualcosa e inizia a sentire... sull'audio. Però purtroppo è quello che costa di meno. Quando, il cavo è quello che costa di meno, quindi non è che... posso fare qualcosa finito. Allora facciamo questo. Palle. Stanzi di musica. Ci si sente continuamente la musica, uno deve continuare a parlare. No. Capisco, non si disattiva. Addirittura l'ho anche riattivato, ma comunque sento lo stesso. Che cazzo è sta gente? Ah, ma no. È stato male. Dai, Reed mangerà dal tuo cranio una buona zuppa fredda. Tipo il gas. Che mi avrebbero protetta. Esplodi, ma perché? Sinablex. Scusa, non so cosa sia. Che cazzo
Ma che? Di qua non posso entrare. Eh? Ah sì. Adoro quest'arma. Ma va avanti. Serve un riparo. Come si esce da qui? Esco qua. Che ti spesco che da solo. E non so se posso entrare qui, però. Sì, fatto parlo. Che cos'è che fai? No, ho finito il canestro, non riesce a segnare. Ma no, io non riesco a segnare quello. Oddio. Ci ho provato, mamma, ma che cazzo c'entra la mamma adesso? Se adesso poco fa ho ucciso una ragazza che era la battitone praticamente. E fa: ok, ho capito, niente più ginecologo. Se morta, che cazzo ginecologo devi fa? Oh, qua c'è una cassa. Di entrare. Ok. Sì,
Ma sai che oggi ero io che dicevo all'educatore: dai su che voglio camminare. Ma bellissimo. Questo aveva capito tutto della vita. Morto di autointerfacciamento in una porno caverna. Fossimo tutti così fortunati. Un vivo sistema Granford puzza da cappa da fuori strada. È come avere quattro ruote motrici in una sola ruota. Semplice matematica. Allora qui. Sushi pazzo. Predone! Ah, io il predone, questi banditi c'è il predone. Che cazzo? Avete visto? Che cazzo? C'è una granata! Da lunga distanza con uno short, è bellissimo. Uno short è, di solito è a distanza da vicino. Hanno rotto il cazzo? Cioè, non è bella. Ma hanno rotto il cazzo, con lui c'è un combattimento, c'è la chitarra metal. Sì. Ma dove che sto andando io? Ma sto facendo di qui, vado su di qui e faccio lo strano. E poi scendo giù, però non mi fa continuare. Lo vedo. Ah no, ma non mi fa proprio continuare a fare un cazzo, poi è bloccato. È bloccato. Posso più andare avanti. Ma con sto cazzo che spacco sto. Cazzo. No, mi ha visto, ma mi spara addosso, che palle. Quanto odio quando fanno così. Allora, quanta cazzo di mappa devo vedere ancora? Una bella parte l'ho vista, di là non me ce fa andare. Qua c'è tutto sto pezzo qui e quel pezzo di là. Vabbè. Che cazzo? Che cosa? Questi film sono orribili. Che cazzo? Sta a giocare, diventi col 3 quello da questo scenario. Sì. No? Però con le mod. C'è sta Nemesis, gli scendo addirittura le scale. E tu hai fatto che cazzo? Ma il Nemesis scende le scale? No. È come Mr. X, si butta giù. No, sì, ma hai visto il piano dove tu vai al all'ufficio della Stars? Sì. Dove stanno le statue là? Ci stanno quelle scalette prima, sì. Che fa per salire piano. Quelle scale, lui di solito non sale. No, non sale da lì, appare da un'altra parte. Sei proprio la persona che non sapevo di voler incontrare finché non ti ho effettivamente incontrato. Ti andrebbe di cercare il mio eco nella spazzatura? Sono molto ricco e disposto a pagarti parecchio. L'eco il nella tuo spazzatura, aiuto. No. Questo posto è gestito da uno stronzo di nome Roner. Ha distrutto. Cercano i cestini. Ma è lontano? No, è qua vicino. No, devo andare ancora qui. Palle, manco Dio. Ah no, ma scusa, ma io di là non ci posso andare, no? Come cazzo faccio? Ma ecco perché non comprende la mia idea di cinema, che tra l'altro non è per niente male. Purtroppo Roner preferisce le opere orripilanti di questo tale Troy. C'entra Troy? Non dire altro. Madonna. Oh, ok. Vi dovrò di ammazzarvi. Non è lì dentro, continua a cercare. Ma magari adesso posso esplorare. Può essere che questo non era aperto prima. Non è neanche lì? Oh no! Porco Dio, non ti sciotto, però te. E questo? Io gli faccio un caso di portare, è stato quello più. Tritare, attaccare!
Ma io l'acqua ce l'ho qua. Sì. E la pina mi fa, bellissimo, guarda se ne va. Io lascio la mia acqua qua, non te la bere. Ma come cazzo? Ma che sei scema? Io sono abitato all'uliveto e mi bevo l'acqua super frizzante, qua al minimo mi scoppia tutto lo stomaco. Sì, perché non. Cioè, qua sto avendo problemi con lo stomaco per il fatto, penso, della roba frizzante, cioè. Mi sa che il gonfio è la roba frizzante e non ho tutto abbastanza sì, per tirar fuori tutto quanto. Trovato? Ottimo lavoro, veramente. Quindi per la maggior parte quando posso devo la mostra, non più sempre il mio. Ma pure la mostra è frizzante. Lo so, però ne bevo pochissimo. Perché... Cioè me ne bevo veramente poca. Cioè magari che ne so. Una al mese, cioè non è che ne bevo tantissimo, cioè io più che altro le cose che bevo di più sono il tè al limone alla fine. Ma sarebbe uguale anche se tu berresti acqua frizzante. Sì, so. Come gli ha spaccato la mente? Ha spaccato la mente. Hanno messo il coniglio dentro ovviamente perché fa freddo, no? Gli hanno aperto la gabbia, cioè praticamente lui esce, entra, fa come gli pare, no? Non dovevo vicino al vaso, gli sono mangiato tutta la pianta animale. Ma cos'è? Ci stava piangendo Aurora, eh? Non mica capito. No. Ma ha detto vivi a vedere che bagnito e mangia la pianta a nonna. E tu hai fatto, ma come si è mangiata? No! No, io sono. Resistenza elettrica più 20%. No, non posso prenderlo. Cos'è questo? Della Torge? Ha visto la mia? Sì. No, aspetta, c'è qualcosa che non può volare. Cazzo, è una spada che ho di questa. Questo cos'è? No, ok. Raggio d'esplosione. Cos'è che fa sto coso? 6 colpi, quindi è una revolver. Danno 655. 52. Di danno. Ah, fammi buttare via qualcosa di bianco. Mi prendo la pistola. Non penso che la userò, io boh, io uso tantissimo, visto. Ma mi sono fissato col fucile a pompa che fa malissimo. Cazzo è questo? Bene, ora carica la mia opera, ok? La fama eterna ci aspetta, cacciatore. Come tu la sua fama eterna fa schifo. Altre pistole. Porca pupazza. 380-381. Allora queste sono quelle che si rompono. Che schifo le armi che le usi e poi si rompono. E qua dove si va? Si va di sotto? Un attimo, posso dire. Perché sei tu un'artigliera? Non so. Muore, urla!
comunque c'ho abbastanza soldi dopo per aumentare i colpi sul fucile a pompa, va? Fa schifo avere 50 colpi di riserva. La bomba poi. Oh, dai, le unghie. Installa il disco. PCO. PCHO. Oh no, che disastro! La lampada del proiettore è rotta! Devi aggiustarla! Non temere, la tua ricompensa lieviterà di conseguenza. Chi si permette di mettere le mani sul proiettore? Gli strappo le palle degli occhi con le mie stesse mani! A caccia, barbaglia! Neanche una lampada? Oh. Ma se non ricordo male, ho visto quell'orribile Roner usarle per il tiro al bersaglio. Vai a usare lui come bersaglio finché non smette di vivere. Non mettere a tacere il verbo dei Calypso! Dov'è che è sta lampada, mo? Queste? No, stanno sotto. Ma se sotto è aperto, poi si fa... Oh, che cazzo. Poi si fa tutto il giro, ma... Il giro. Bella giacca, svuota cripte. Questo che cazzo è? È morto. Fuoco alle mie gambe. C'è quello. No. Aia. Chiazza che spara. Questo spara col ghiaccio. Ah, ma è rosa. Non è più posto. Il mio destino scalpita. Sì. Molte grazie. Capacità 3593. 336. Massimo. 4000. Questo cos'è? C'è la bomba, no? Questa è una pistola. 370. E 370. Ma trovo fia bomba! Madonna, ragazzi! Le calipso ci proteggono! È ora di cena! Ma che... Ma c'è qui... Ah, devo girare la manopola. La manovella è la manopola. Colpire il fucile? Zero. Oh no, 8 me l'ha dato. Sai cosa fare? E se non lo sai, vai a cambiare la lampada. Ah, pensavo che mi diceva. Sai cosa fare? E se non sai cosa fare, vai a cagare. No, invece no. Si è incazzato. Oh, come si gonfia? Ma è morto. Ma come si gonfia? Togli questo. Non penso che... Ma allora... Ma che cazzo? Ma è bello basso. Ma allora andiamo su. La lampada. Addirittura. Sì! Portami la mia ineluttabile gloria, cacciatore! Potrò finalmente dire ai miei che sono un cineasta di successo. Azione! Torna pure a prendere i tuoi tantissimi soldi. Fa partire il... Ok. 3, 2, 1. Che cazzo fa partire? Che cazzo è? Ah, è lui. Dove no, sono finito? Ma la fa il culo. Questo mi sa che cazzo è. Cosa è la realtà? Piace stile, parla con il giro maniaco. Mi trasportano come angeli. Ti squarteremo pezzo per pezzo! Si spazia. Ma
Sei il meglio del meglio, cacciatore. E dopo di me, ovviamente. Arrivi secondo, che comunque non è male. Grazie a te, cacciatore della cripta, la mia fama durerà miliardi di anni. Non potrò mai ripagarti, ma farò del mio meglio ricoprendoti più o meno letteralmente di soldi. E ora, se vuoi scusarmi, ho un discorso di ringraziamento da provare. Sono salito di livello a 38. 12.000 m'ha dato. Buono, dai. Che... Senti, se... Senti, se... Ma che... Che oggi ci dai dentro, eh? Senti, se... sarà tutto il gas che c'ho dentro. Cioè, mi sono bevuto sì. già un litro e mezzo di cose, di ginger. Non so bere pure l'altro. Porca troia. Minchia, se ci avessi qualcos'altro, io. C'è tanto l'oliveto, c'ho... Un attimo apro quello nuovo. Stars. Che si è sentito proprio. Cosa tieni fai zifo? Vedi quel po' di aumentati. Quindi cadenza di fuoco e danni colpo, ok. L'osso di ferro tiene danni delle sue armi aumentati. Devo modificare questo. Che cazzo fa questo? Allora, vediamo la mappa. La mappa, premi la mappa. Madonna. Sì, perché mi sto vedendo... Come si chiama? Voglio ringraziare i signori... Sì, madonna. Alessio, la mappa! La giuria per questo premio come miglior regista della storia dell'universo. È un grande onore che so di meritare pienamente. Se no, Alessio, fa il rivelatore e tira fuori il fucile, che scaccia la mappa. Oddio, è 2 anni che stiamo in ballo, eh. Ancora non sai come si tira fuori il rivelatore. E imparare il più possibile da essi. Basta fare ciò che più si ama e il resto dell'universo ti amerà con altrettanto ardore, no? Almeno per me funziona così. Basta seguire il proprio sognare. Io l'ho seguito e infatti ora sono qui a vincere il premio come miglior regista della storia dell'universo. È un traguardo che potrete raggiungere anche voi se seguirete il vostro sognare. Però l'ho già fatto io e vale per tutta la storia. Quindi ormai è tardi. Oh sì! Cioè, non riesco a scivolare. Cioè, ci devo tizio. Ma questo lo fa. I cani quando li sciocchi, quando gli fai male, fanno il verso di questi. Altri fiori. Bisogna fare qualcosa? No, perché di là si può salire. Forse dietro. Prima di partire stavo insegnando a Grace a sparare, a seguire le tracce, a cacciare. Sta a noi allevare la prossima generazione di cacciatori della Grifo, giusto? E poi lei è già una terratura. Come si ce ne accorgerai? Dove il cibo?
Ah, un nemico. Sono più tosta di te, soldatina. E infatti si è visto, sei morta un millesimo di secondo, non più tosta. Non lo uso, c'ha pochi colpi nel caricatore. Fanno un danno della Madonna, no? Ha pochi colpi. Questo è il nostro potere! Ma faccio ridere. Cioè, e ce l'ha a porta come io stavo nel gioco, se c'ha nemmeno il ristorante che gli dà un cazzotto. Psh, aia. Morto. Aia. No, non è morto, però. Aia. Sì, guarda che lo fa anche Dead, non so perché. Non rialzarti, mezza sega. Mentre gli fa aia. Ma aia cosa? Barbie mi ha sbagliato il gioco, via. Ma è morto quello? No. Saluto. Ho preso quello o non ho preso l'altro? Morto. Vabbè, però non lo fai per questo, no, cazzo. Un metto fucile e spara la raffica, Un attimo che riesco. Dov'è il fucile? Ti ho caricato i colpi. Morto. Shotta da pistola. Ma stanno sotto. Questo cos'è? Hai capito? No, infatti. Qui cosa c'è da fare? Cazzo. Che è morto? Sì, si vede che gli ho fatto danno da. Danno da acido ed è morto dopo un tot. E non posso prendere le cazzo di pistole. Che cazzo sei sano qua? Ci sono già stato qui. Niente, pensavo ci fosse qualcosa, forse poi invece no. Io torno indietro da qui. Sono quasi alla festa, sono un po' in anticipo. Volevo cacciare qualche rack con Grace. Non dimenticare i fiori. Quella ragazzina li adora. Chissà quanto è passato da... Che sto registrando? Una notte in piena crisi di mezza età, con la luce di Elpis sul viso, mi ritrovo a pensare alla regina Didone e mi dico: che senso ha poi questa vita? E chi se ne frega delle cripte? Poi sento un ringhiare. Sono Skeg. Lancio il mio prosciutto di sicurezza e comincio a gridare come un matto. Cripte, Pandora, bottino, avventure. A che cazzo servono se non hai nessuno con cui condividerli? Preso 3. Non so perché stavo qua. Ah, posso fare il salto. Che cazzo c'è, una macchina? Ho capito cosa c'è qui. C'è qualcosa, c'è una macchina da prendere. Porca pupazza merdosa! Quelle sì che sono ruote davvero duri! Prendile! Vulcanizzate poco, forte! Ma dove cazzo vado? Oh,
posso andare qui. Del caccia raid, così li analizzo. Ottacci. Ma perché ci sono le ruote chiodate su questo? Passeggeri, ma non so che cazzo possa servire. La usa. Dai, metti questo qui. Viene da questo. Per gli amanti delle Ne avevo idea. Grace è morta mentre ero su Eden 6. Uccisa dai Varkid. A volte lo odio, questo pianeta. Lascia. Lascia qui i fiori, ok? E dammi un minuto. È morta la bambina, è morta. Io che mi venga un colpo! Altri cacciatori per la festa della mia Gracie! Se fosse viva starebbe sparando all'impazzata dalla gioia! Venite pure, facciamo due chiacchiere! No! La morte di Gracie deve essere stato un brutto colpo per Mordecai, ma sono sicuro che a lei non piacerebbe vederci così tristi. Bando alle lacrime! Povera Gracie, se la sono presa i Varkid. Sarebbe contenta di sapere che siete qui per lei. Diamo inizio alla festa! Abbiamo un sacco di giochi a cui giocare! Guarda! Ho qui con me una nuovissima pistola Jacobs. L'avevo presa per Gracie, ma è tutta tua se riuscirai a battere i suoi record. Altrimenti... la seppellirò insieme alla mia piccola pistolera. Forza, gente! Mangiamo un po' di torta! Che ne dici, cacciatore? Vediamo chi ne mangia di più! E come potrei mai dirti di no? Gracie si scopanava torte come se avesse il verme solitario. L'anno scorso se ne è divorata ben 11 fette. Scommetto che non sai fare di meglio, cacciatore. Attenta, Gracie! Il tuo record non è più al sicuro. Il cacciatore è inarrestabile. Vuoi davvero battere il record della mia figlia defunta? Molto coraggioso da parte tua. Metti giù la torta. Lascia stare il record. Ma perché non la vi, non vedo gli altri pezzi di torta? Beh, hai battuto il record della mia Gracie. Pensa un po'. È un peccato che non avrà mai modo di riprenderselo. Maledetti Varkid. Cacciatore, non si fa. La vostra attenzione, per favore. Se Gracie non fosse morta e sepolta, vi sfiderebbe a una gara di lancio della granata. Forza!